Salve a tutti ragazzi, sono Beppe Gamers e siamo su GTA 5 la storia però. Perché come avete letto dal titolo, oggi vi spiegherò il nuovo aggiornamento che è arrivato mi pare l'altro ieri su GTA 5 online per Next Gen, secondo me anche per Old Gen. Allora ragazzi, io ho messo la storia perché le auto nuove costano veramente tanto. Però diciamo che in online anche solo una modifica per l'arma l'ho fatta, però non tanto. Allora ragazzi, cosa vi voglio far vedere, hanno aggiunto una nuova arma chiamata il PvP da combattimento. E cioè ragazzi, non è un'arma proprio potente, cioè meglio la carabina, però diciamo che è più o meno bella come arma. Poi un'altra modifica è, guardate queste strisce sulle armi, sì, guardate se si vedono, queste tipo di strisce sull'arma, tante tipo anche sulla carabina, no sulla carabina no, su questa no. Dove? Un attimo. Vabbè, hanno aggiunto varie modifiche per le armi, anche di colorazioni. E adesso andiamo a vedere le nuove auto. Allora, prima ve le faccio vedere dal sito qui. Allora, dovete andare su viaggi e trasporti. Allora, come gli aerei hanno messo questi aerei di bronzo massiccio. E poi non hanno aggiunto più niente. Guardate quanto costano, 10 milioni, e questo è 5 milioni e 50. Poi andiamo a vedere fra questi qui. Qua non hanno aggiunto niente, credo, no niente. Poi andiamo a vedere qui, no l'abbiamo già visto, fra le auto. Guardate qui che auto, la Pagassi Osiris, scusate. Questa è la GT, poi ho aggiunto la Albani Virgo, poi ho aggiunto la Unus e poi tutte le auto varie di sempre. Poi fra qui non hanno aggiunto niente, neanche qui, qui neanche niente, neanche qui. Adesso ragazzi andiamo a vedere le nuove auto. Io le ho già modificate al massimo perché tenevo soldi. Un attimo che entriamo. Ah, poi in questo nuovo aggiornamento hanno messo anche che per esempio chi è scomparsa l'auto, vabbè. Hanno aggiunto che per esempio chi aveva un garage, per esempio, guardate, mi esce selezione veicolo speciale, ci regalano questa LG. Guardate questa qui. Allora, come prima auto vi voglio far sentire questa qui. Guardate quante questa qui è nuova, è potentissima. Guardate come si apre, potentissima, sentite qua. Un attimo, vi faccio sentire il motore. Guardate, sentite. Vedete quanto è potente il motore? Potentissimo. Guardate, tutta modificata, l'ho modificata tantissimo. È anche un'auto molto veloce. Sì, è molto veloce come auto. No, non me la manca. Vabbè, fa niente. Ah, poi il cofano, vabbè, si apre sempre molto debole come auto, però. Poi di modifiche diciamo che non hanno aggiunto niente nelle auto, almeno io credo, poi boh, chi lo sa. Poi hanno aggiunto la nuovissima auto che non mi ricordo come si... Vabbè, questa auto è molto anche essa secondo me potente. Io ancora la devo provare, l'ho appena comprata prima di iniziare il video. Andiamo all'interno, bellissimo, guardate, molto bella.
Sì, adesso andiamo a vedere le modifiche da Nomination, Los Santos Cast, come si andiamo a vedere alcune modifiche. Poi voi ragazzi ve la potete pure, tipo, io ho scelto tutti questi marchi qua. Poi ci sta anche quello mi quella militare, ce ne stanno varie. Cioè l'auto è la stessa, diciamo la colorazione di fuori cambia. Ah, porca miseria. Vabbè, adesso queste auto sono, secondo me, la nuova arma la dovrebbero un po' modificare perché, cioè, come nuova arma pensavo che erano più forti, però beh, boh. Andiamo a vedere le modifiche per quest'arma. Per quest'arma, mannaggia oggi. Allora, i freni li mettiamo da gara, i motori li mettiamo al massimo, il clacson rimaniamo standard, luci, i fari questi qui, il kit neon, schermata neon posteriori e laterali, colore blu. Sì, perché è di Michael, quindi blu. Poi targhe, la lasciamo così. Verniciature, guardate, colore principale, possiamo mettere cromato, pure i classici, vabbè, così guardate, vari colori. Poi dobbiamo mettere il colore di Michael, se c'è. No, non c'è. Opachi, no, metallici. No, metallizzati, va. Vediamo un po'. Troviamo il blu, arancione, giallo, verde, blu, la, no, blu, blu, mettiamo blu normale, o questo, no, più questo, poi mettiamo i prelescenzi, sempre verde, blu, blu diamante, dov'ero? Ah, blu surf, vero? Così, livre, vabbè, poi ve l'ho detto che si possono, ci sono varie colorazioni. Ah, bello questo, non l'avevo visto. Bello. Poi le sospensioni da gara, guardate com'è bassa, poi le trasmissioni da gara sempre, il turbo personalizzato, le ruote, accessori ruote, antiproiettile, fumo blu, poi i finestrini oscurati al massimo alle limousine, e poi queste sono le modifiche massime, ragazzi, che può contenere l'auto. Adesso che l'abbiamo potenziata, guardate qui che spettacolo. Vedete qui quanto è potente. Vediamolo, proviamolo un po'. Guardate, queste auto quando girano, cioè proprio si girano tutte. Guardate, fanno di 360, guardate. Guardate. Oh, bellissimo questo colore anche. Poi andiamo a vedere la nuova auto che mi sono dimenticato di comprare. Viaggi e trasporti. Qui. Vediamo un poco, la pagassi, ma io la tenevo già, però non so che cavolo di fine ha fatto. Beh, compriamola, che devo dire, compriamola, ordina, va benissimo, acquisto in corso. Allora, mentre non ci arriva, giriamo un po' con quest'auto, anzi no, ci dirigiamo già al rifugio, no, rifugio al garage. Sì, Michael, la tua macchina. Facciamo un giro completo in questo modo, levati davanti. Se non ti butto sotto e ti schiaccio non me ne fotte proprio niente. Adesso ci giriamo, cioè guardate che spettacolo di auto. Entriamo nel garage, accendiamo il garage. E dato che adesso ci dovrebbe dire che non c'è spazio, leveremo la bici. Ma che cavolo? Cavolo raga, non mi fa uscire dal garage, ma è possibile?
Ah, ecco. Si era un attimo buggato. Dai, vai, speriamo che arrivi in tempo la nuova auto. Dai, veloce. Ah, però sono arrivati anche i nuovi vestiti che vi farò vedere in online. I miei vestiti, ragazzi, sono vestiti dorati, sono bellissimi. Cioè, sono uno spettacolo questi. Un cane. Oh, cazzo! Scusa, cane. Vabbè, non fa niente, cane, non fa niente. Cavolo, arriva l'auto o no? Porca miseria, credo che questo video lo dovremmo dividere in due parti. Forza. Cavolo, deve passare un'ora. Porca miseria, quanto ci mette per arrivare? Aspettate. Dovrebbe essere già arrivato, però non la vedo. Beh, dirigiamo il suo rifugio, forse si trova lì. Credo. Proviamo, vediamo. Comunque ragazzi, la Rockstar Games questa volta ha fatto veramente un buon aggiornamento. Un buon aggiornamento. Veramente sono contento perché diciamo che con le vecchie auto di sempre era rimasto strano che c'erano pochi, cioè tutti ormai avevano le ultime auto e quindi tutti avevano auto potenti. Invece adesso queste auto che costano molto finalmente non ce le hanno tutti. Tra l'altro mi pare che hanno cambiato anche quelli dell'ammunition, che stanno dentro l'ammunition, li hanno cambiati, credo. Comunque, ragazzi, mi sono scordato di dirvi che questo aggiornamento si chiama Il crimine paga. Non è che si trova qui l'auto? No, non si trova qui. Boh. Vabbè, ragazzi, dovremmo dividere il video in due parti, credo. Perché tra poco, sicuramente, dovrebbe arrivare l'auto. O se non significa che si è buggato tutto, non lo so. Sicurezza, andiamo a ricontrollare nel garage. Ok ragazzi, il video sta per finire. Raga, il video termina qui. Lasciate un mi piace, condividete se lo volete condividere o se no lasciate perdere. Iscrivetevi se non siete iscritti e commentate, consigliatemi qualche gioco. E ragazzi, da o domani o dopodomani arriverà anche il Battlefield 4. Battlefield 4, l'online. No, non è ancora arrivata la foto. Vabbè. Comunque, raga, per questo video è tutto. Al prossimo video!